Dopo aver vestito i panni di D'Annunzio, ho deciso di scegliere un altro personaggio, tra virgolette, maledetto della storia italiana, ma non solo italiana, perché qui parliamo dell'impero romano, Nerone. Seneca, in Senato mi hanno appena bisbigliato in un orecchio che ti vanti di avermi scritto un ottimo discorso. Il saggio non deve mai vantarsi, neppure della propria stupidità. Io ho semplicemente provato ad anticipare i tuoi desideri. Piano, piano, terra, terra, sotto voce, similato. Lo spettacolo è nato da un aperitivo a Trastevere con Pietrangelo Buttafuoco, con cui dovevamo fare il Caligola di Camus. Lui mi dice, no, vieni con me in libreria. Prende un libro, che è Nerone, 2000 anni di calunnie di Massimo Fini, mi dice, leggiti questo libro e poi ne riparliamo. Io sono rimasto colpito da questo saggio di Fini che rivaluta l'imperatore incendiario. Nerone non fu lui a bruciare Roma. Fu invece un grande statista, fu un artista, un amante della cultura, voleva dirozzare i costumi dell'antica Roma e portare la Grecia a Roma. Per la prima volta sul palcoscenico, quindi vedrete l'imperatore da un'angolatura diversa.